Ciao e bentornati nella mia cucina. Io sono Filomena del blog di ricette Io Cucino Così ed anche oggi vediamo insieme una ricetta realizzata con i prodotti tipici calabresi della bottega di campagna amica di Cosenza. Oggi prepariamo una ricetta dolce, i tartufi alla liquirizia e cioccolato bianco. Vediamo gli ingredienti: 300 g di frollini, 100 g di farina di mandorle, 250 g di burro, 200 g di cioccolato bianco, 50 ml di liquore di liquirizia, 50 ml di panna, 50 g circa di scagliette di cioccolato bianco, 50 g circa di granella di nocciole. Per prima cosa frulliamo i biscotti. Io ho utilizzato dei frollini alla panna, però potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto secco, l'importante è che siano semplici, quindi senza pezzettini di frutta o gocce di cioccolato. Li frulliamo nel mixer e li versiamo in una ciotola più grande. Poi uniamo la farina di mandorle, anche in questo caso la trovate già pronta oppure potete frullare finemente la stessa quantità di mandorle pelate. Li mettiamo insieme e li mescoliamo. Adesso aggiungiamo il burro che abbiamo fatto sciogliere sul fuoco. E mescoliamo per farlo assorbire completamente. In un pentolino versiamo la panna ed il cioccolato. Spezzettiamo. E lo mettiamo sul fuoco lento finché il cioccolato non si sarà completamente sciolto. Quando il cioccolato si sarà sciolto, lo aggiungiamo al composto. Mescoliamo un po' e aggiungiamo anche il liquore di liquirizia. Mescoliamo in modo da far amalgamare bene tutti gli ingredienti ed ottenere un composto omogeneo. Adesso mettiamo il composto in frigorifero e lo lasciamo riposare per almeno 5 o 6 ore in modo che diventi solido e poi possa essere lavorato per formare i tartufi. Dopo 5 o 6 ore il composto si sarà rassodato, quindi possiamo lavorarlo con le mani e formare i tartufi. Preleviamo un piccolo quantitativo di questo composto e lo schiacciamo tra le mani, arrotoliamo come se fossero delle piccole polpette e formiamo dei tartufi che hanno forma sferica. Procediamo così fino a terminare tutto il composto. Una volta terminato tutto l'impasto e formati i tartufi, li andiamo a decorare con le scagliette di cioccolato bianco oppure con la granella di nocciole. Versiamo ad esempio le scagliette in un piatto e arrotoliamo sopra i tartufi. Ricopriamo tutta la superficie e li disponiamo in un vassoio. Ne preparo altri guarniti alla nocciola e li dispongo magari in maniera alternata in un vassoietto e li faccio raffreddare in frigorifero ancora per un paio d'ore prima di servirli. I nostri tartufi sono pronti ed io vi do l'appuntamento alla prossima videoricetta.